Proseguono con un ritmo costante le vaccinazioni presso il plesso dell'Isanti. Siamo con un medico di base, il dottor Labonia. Dunque, quest'oggi è una giornata di Pasquetta un po' particolare. Ma io personalmente sono convinto del fatto che non c'è festa sacrificata quando si agisce nell'interesse comune, soprattutto in questo periodo di grave difficoltà, che non è solamente economica, ma è anche sociale, è anche economica e produttiva. Quindi ben venga la Pasquetta al lavoro piuttosto che a casa. Ecco, dottore, ci spiega esattamente oggi chi sono le persone che vengono vaccinate? Allora, oggi era in programma la vaccinazione dei soggetti fragili. Per soggetti fragili noi intendiamo, secondo una disposizione ministeriale, i soggetti con elevatissimo rischio clinico, quindi soggetti con diabete, soggetti con problemi di tipo oncologico, neoplasie di recente riscontro, in terapia immunosoppressiva. E poi abbiamo vaccinato anche in inglese, no? Io invece parlo in italiano, i conviventi, i badanti delle persone fragili, che quindi possono avere la possibilità di portare il virus in casa. Quindi stiamo facendo quest'opera di prevenzione nei confronti di tutti coloro i quali per lavoro, per familiarità possono entrare a contatto con soggetti fragili che quindi hanno, diciamo, una predisposizione a subire i danni maggiori, no? Se ha contatto col virus. Che reazioni ci sono da parte delle persone? Ci sono titubanze, paure, preoccupazioni? Allora, se noi parliamo di Pfizer e parliamo di Moderna, che sono i vaccini che sono stati destinati ai soggetti fragili, sono accolti con entusiasmo. Quando invece si parla di AstraZeneca, che è il vaccino che è destinato ai soggetti conviventi, abbiamo avuto un po' di remore, però insomma, voglio dire, il medico non deve convincere, cioè non deve utilizzare la persuasione per ottenere, diciamo, la disponibilità alla vaccinazione, ma abbiamo garantito che non ci sono effetti collaterali e nel caso in cui dovessero comparire noi siamo sempre a disposizione per poter intervenire da un momento all'altro, anche nei giorni di festa, anche durante la notte. Dal punto di vista professionale, lei come sta vivendo questa campagna vaccinale? E la sto vivendo in questo modo, che io, come ho detto prima, sono contento di sacrificare il mio tempo libero, il mio riposo ad un'opera che domani potrebbe rivelarsi, diciamo, decisiva, no? Nel contrasto di questa grosso tsunami che ha colpito il mondo intero. Cioè, domani, quando tutto sarà passato, io non mi ricorderò di non aver fatto la Pasquetta e la Pasqua a casa. Mi ricorderò solamente che sono stato al lavoro 13-14 ore al giorno per garantire una qualità di vita migliore non solo ai miei assistiti, ma al mondo intero.